Vediamo cosa combina lo sloveno, la possibilità di andare a picchiare forte per l'ennesima volta, lo fa, il nastro rallenta ancora il servizio, Bruno Resende, palla per Sabbi, a bersaglio, Giulio Sabbi torna a segnare dall'attacco, dopo il proprio incubo personale, è una bellissima notizia, noi lo vogliamo sottolineare perché Giulio Sabbi è un giocatore che si merita una grande opportunità quest'anno, la prima occasione la sfrutta, il 13 pari è di Sabbi, la flottante da parte di Galassi sulle mani di Rossini, ricezione precisa sulla testa di Bruno, palla in banda per Sabbi, contrasto a rete intelligente con Abdelaziz, l'alzata di Urnauti ancora per Sabbi che lascia girare il braccione, trova il punto numero 2 dall'attacco, battuta profonda sulle mani di Cebul, ricezione buona anche se un po' spostata, attacco di Cebul, buonanotte, buonanotte, calano le tenebre che hanno le sembianze dei braccioni di Giulio Sabbi. Giulio Sabbi vorrebbe metterlo anche lui, Leis, si è già sbloccato dall'attacco a muro, perché non completare il tabellino, infatti è una bordata pazzesca, Alessandro, punto di Sabbi ma soprattutto punto di Monari, eh? Io gli richiamavo Sabbi anche prima dell'infortunio. Decidi tu se deve fare un ace, buttarla di là, sbagliarla, decidi tu. I have a dream, Giulio Sabbi che dopo un ace mette una battuta convincente in campo, lui c'ha quel problemino lì, no? Che la seconda la sbaglia. Vediamo, bravo Sabbi, quasi ace, la palla è giocabile, Abdelaziz a muro schierato, pallonetto, Sabbi in tuffo, eroico, palla staccata per Ervin Gappet, che punto di Ervin, ma soprattutto di Giulio Sabbi, buona seconda di servizio come dite voi tennisti e una grandissima difesa in tuffo. Che voglia di giocare che ha questo ragazzo, un pallone non suo, si sono guardati in difesa, Federico Tosi e il posto 6 gialloblu in difesa, è arrivato Giulio Sabbi col pugno, va Klinkenberg, forza, la tiene bene Urnaut, però Bruno dietro per Giulio Sabbi, se la merita lui, se la merita Modena che ha reagito alla grande a un pessimo primo set e raggiunge in semifinale la Lube Civitanova.